Perché per la prima volta li fanno vedere anche, diciamo, nella loro sagoma normale, insomma. Senti, ma tu hai fatto, la lumaca, eri nella lumaca con tua figlia e sono state proprio le tue figlie, i tuoi angeli custodi nella recente malattia, che adesso è superata, sì. Un linfoma non Hodgkin, che come sappiamo sono... Sicura. Sono sicura, no? E l'abbiamo curata. Come ti ha cambiato la vita? La percezione della realtà. Sicuramente scoprire tutto l'affetto che poi ho avuto. Dalle figlie forse te l'aspetti, però è stato forse superiore alle aspettative. Ma le mogli, cioè io in ospedale c'avevo le mogli, i mariti nuovi delle mogli, vecchie, e tutti lì intorno che mi tenevano compagnia, si occupavano di me. È stata veramente una dimostrazione di amore e di affetto che mi ha toccato, mi ha sorpreso, mi ha commosso. Quindi da quel punto di vista è stata una cosa... Ma sono brave e buone loro o sei bravo e buono te? Beh, io evidentemente, come si suol dire, ho seminato bene. Se pensi che ho avuto due matrimoni, quindi due figlie, quindi due divorzi, e non ho litigato mai. Sono stati due divorzi assolutamente indolori, con le mogli sono rimasto amico, quindi vuol dire che insomma invece, cattivo non so. La prima, cioè, perché poi lì non si operano linfomi, no? Quindi immagino c'è stata tutta la terapia. E chi ti ha accompagnato proprio nel quotidiano? Beh, le figlie facevano la sera, a volte dovevano rimanere vicino a me per le prime volte, soprattutto per stare tranquille che io non avessi certo che crisi. E rimanevano tutte, mogli, figlie a turno. Negli accompagni per le terapie, eccetera, le figlie con la macchina, avanti e indietro, poveracci. In questo accudimento c'è qualcosa di molto bello, io lo faccio, a me mi è capitato di farlo. Poi, soprattutto con una figlia femmina, ci si dicono delle cose che magari non ci si è detti per tutta la vita. È stato così anche per te? Sì, no, ma scopri anche un rapporto che sapevi bello, profondo, ma magari non intuivi così bello, così profondo. Quindi quello come le hai ringraziate? Come ho potuto? Speravo di vincere al Superenalotto per regalargli 100 milioni per una, ma non ho vinto. Beh, lo avrei fatto. E ieri hai detto loro ti voglio bene o cose certo, così? Ma quello gliel'ho sempre detto, non è che ha aspettato questo momento per dirglielo. Noi siamo sempre stati molto legati, molto uniti. Quindi sei un papà, diciamo, anche affettuoso, abbracci. No, ma infatti quando io ho detto loro... Dico, non so come ringraziarvi, siete state così carine con me, affettuose, mi avete commosso. Loro mi hanno detto, ma prova a pensare a quanto sei stato carino e affettuoso te con noi. Noi un anno ti abbiamo dedicato, tu ci hai dedicato tutta la vita. E devo dire... Senti, ma al momento della diagnosi eri solo con loro? No, erano solo loro, a me mi hanno detto niente. Ma cioè, cioè io l'ho saputo dopo. Sì, e neanche completa la cosa l'ho saputa, perché a loro hanno detto quello che avevo, hanno detto che era curabile e hanno detto che però se non mi curavo mi rimanevano due mesi. E a me quello non me l'hanno detto, a me mi hanno detto solo se cura e basta, che è la cosa meglio, mi hanno detto. Sì. E in effetti poi era vero. Quindi... Tu come te ne eri accorto? La stanchezza? No? Ma senti, me ne ero accorto proprio al cantante mascherato. Io pensavo al cantante che sta a tre puntate, poi dico ci buttano fuori. Invece l'abbiamo fatto tutte e 12, siamo arrivati alla finale. Poi ha vinto la Volpe, mi ricordo. Ha vinto con Ticini l'anno scorso. Con Ticini. Ma noi subito dopo però. E non pensavo di arrivare a quel livello. Però vuol dire 12 puntate, prove, 12 canzoni. E mi ricordo che la stanchezza era tanta alla fine, ed era una stanchezza un po' anomala. E quello mi ha spinto poi a farmi dare un'occhiata, insomma. Controllatevi sempre, questo sì. Hai detto anche che però qualche amico non è stato all'altezza. Cioè che c'è stato qualcuno che non si è fatto vivo con te, pur sapendo della malattia. Vabbè, quello è normale, con tanti amici, che persone che conosco e tanti amici che ho, era prevedibile che qualcuno non lo sapesse, per esempio. No, però pensavo che ci fosse qualcuno che ti ha deluso. No, diciamo che sono stati più quelli che invece mi hanno... sono stati una bella scoperta. Certamente qualcuno da cui mi aspettavo una telefonata non l'ha fatta, ma ce ne sono tanti che invece l'hanno fatta e non me l'aspettavo. Ah, vedi che foto carina con le tue figlie, ma secondo te perché l'hanno fatto? Perché delle volte...
c'è anche una forma di pudore, non ci si, non, uno non sa come relazionarsi con una persona che si è ammalata, però quello che possiamo dire, perché noi, io cerco sempre di dare anche dei consigli, dei manuale d'uso, perché la malattia fa parte della vita, no? Quindi diciamo, quando si è ammalati fa sempre piacere che qualcuno ti chiami, è così? Sì, anche se per me il piacere è arrivato quando ho cominciato a stare meglio. All'inizio non volevi sentire. All'inizio il telefono l'avevo proprio staccato, non ce la facevo. Hai avuto paura? No, ma mi faceva proprio fatica telefonare, parlare. E quindi... paura, timore? No, no, no. Quello no. Non hai... cioè, arrivi a un'età in cui insomma la paura della morte è, diciamo... è meno forte rispetto a quando c'hai 18 anni, insomma, è normale, no? Che sia così. Sì, può essere normale, però se uno è ansioso, lo è ansioso sempre. No, io non lo so. No. Non lo sono, quindi l'ho gestita con molta tranquillità, molta rassegnazione, molta speranza, e alla fine pare che c'avevo ragione. In modo molto romano anche, no? Sì, un po' sì. Da romano come sei. Ti leggo solo questa bella, fra questo bel post di tua figlia Michela. Adesso lo so perché il linfoma ha colpito l'uomo che amo di più al mondo. A me, il mio papà. Bello. Sono stati mesi di pianti, di paura, tanta paura, ma anche di speranza, di abbracci lunghi e silenziosi, di comprensione. Eri più tu che rassicuravi loro o loro che rassicuravano te? Beh, io li rassicuravo, nel senso che dicevo sempre, ma sto bene, ma non lo vedo, sto bene, poi appena uscivo. magari. Però anche loro sono state molto confortanti, diciamo.